E bello a tutti ragazzi, bentornati sul canale Signor Shady, siamo su FIFA 16 per continuare la carriera con il QPR. Il nostro taglio salame sta andando leggermente meglio rispetto all'ultima partita. Adesso siamo, mi sembra, terzi a un punto dalla seconda. Eh sì, molto bene, quindi a 4 punti invece dalla prima, si può fare tutto ancora. Mancano, penso, 7 partite, quindi ci sono tanti punti in palio. Quindi andiamo subito in partita contro l'Huddersfield. E abbiamo un Origi che sta giocando benissimo, ragazzi. Anzi, proprio tutta la squadra sta giocando bene. Sono felice di questo. Poi vedremo l'anno prossimo se riusciamo ad andare in Premier League. Magari ci entra qualche bel soldino e compriamo qualche bel giocatore che ci può far divertire. Mi raccomando, consigliatemi intanto pure qualche giocatore. Se magari state vedendo il video, commentate, insomma, fatemi sapere. Quindi, andiamo in partita. Andiamo, andiamo. Eccoci qua. Inizia ufficialmente la partita. Speriamo che magari, vabbè, grandissimo italiano, ragazzi. Speriamo che questa partita, insomma, vada bene. Anche perché vincendo riusciamo ad avvicinarci ancora di più, o magari a superare la seconda in classifica. Vediamo un po', Bella! No, peccato, era pure fuori gioco. Comunque l'Huddersfield è la squadra con il peggior attacco e noi siamo la squadra con la miglior difesa, quindi non dovremo rischiare molto. Se riusciamo a prendere gol contro di loro, facciamo veramente ridere i polli e cagare le lumache. Quindi adesso ci costruiamo una bella azione dal portierino con tranquillità, ce la facciamo live così, sparata. Mamma mia, che passaggio di merda. Beh, Origi, dai che sale Phillips, buona così. Non so chi dalla. Asceri magari. Vai Asceri, attenzione. Andrate. Non ci credo, Andrate. Che fai? Mi fai ste cose? No, ma tu mi fai gol de Cristo e poi mi sbagli ste cagatine. Guarda, guarda. Purtroppo dobbiamo, cioè, poi me la vedo io off camera senza registrare. Dobbiamo far fare degli allenamenti ad Andrate sulla finalizzazione, perché veramente, oh, come cazzo si fa? Vai. Qua come faccio? Bellissimo! L'ho presa male. Mamma mia, come... che azioni, regà, che azioni. Non ci credo, ma non ci credo, regà, non ci posso credere. Guardate che gol di merda. Scusate le parolacce, ma... ma come si fa? Come si fa? Contro il peggior attacco, guardate qua che è successo qui, vabbè. Naturalmente loro segnano e io mi sbaglio perché sono abituato con PES a premere start. E va bene, ci possiamo ancora rifare, Bravo Sandro, bravo Sandro. Vai Sheri, vai Origi. Origi! Palo! Vaffanbine! Perché mi dovete far piangere quest'oggi, quest'oggi? Dai cazzo, non molliamo, non molliamo. Sto sempre a dire non molliamo. Guarda Gerson, mortasci tu quanto sei lento. Ma che c'hai, io? Dai Andrate, dai cazzo, che bucio di culo. E la palo, un altro palo. Non ci credo, regà, non ci credo quello che sto vedendo oggi. Non ci vogliono far vincere manco per... non lo so. Guarda qua che ho fatto. Ho sbagliato io. Scusa, Abner. Guarda questo. Attenzione. C'hai emorroidi. Oh. Chi lo ferma più? E finisce qui, ragazzi. Cioè, io non mi voglio neanche arrabbiare. Perché comunque... che gli voglio dire ai giocatori, ai miei giocatori? Niente, perché abbiamo giocato bene. Purtroppo il pallone non è voluto entrare, cioè c'è poco da fare. Quindi ragazzi, pensiamo subito alla prossima partita, che non so contro chi è. Adesso ci andiamo subito a vedere se il gioco carica. Mi sa che mi si è pure bloccato. Non è vero. Attenzione. Eccolo. Prossima partita contro chi è? Contro... allora no. Vabbè, qua avevo fatto una richiesta un po' di tempo fa per Mario Rui, 9 milioni, ma non gli daremo mai perché manco ce l'avemo. Invece questo qui è un giovane che ho trovato, che è molto interessante, Terrell Ondan, un esterno destro, 850.000, si potrebbe pure fare per la prossima stagione, ne terrò conto. E andiamo avanti, dai. Allora, partita contro il Derby County.
Mamma mia, scontro diretto, ragazzi, anche se purtroppo perdendo l'ultima partita, ormai stiamo a 4 punti dal Derby County, appunto, quindi sarà difficile, ma ce la possiamo fare. Dai, dai, dai. Eccoci ragazzi, allo scontro diretto. E questa la dobbiamo vincere per forza. Dai Mares, fagli vedere subito chi comanda su quella fa. Bravo. Qua rientro, eh. Bella, il tiro a giro. Peccato. Purtroppo Mares gliela tira sempre in bocca a quelli che c'ha davanti. Porca miseria. Dai Mares. Bella così. Fallo, eh. Che cos'è? Rigore! Rigore, regà, grande Mares! Mamma mia, quanto è migliorato Mares in queste partite! Mamma mia! Vai così! Ha preso sia piede che pallone! Ma va bene, non facciamolo tirare a Philips, magari. Che mi sa che è il più forte a tirare i rigori? No, Mares, Mares, dai! Vai Mares! La incrociamo, la incrociamo! No! No! Meno male! Mi sono cagato sotto, pensavo di averlo sbagliato, raga. Dai, è così. Bella! Cosa ha fatto Sherry qui? Finta di corpo. E poi Andrade, la piazza! E stavolta la mette! Stavolta la mette Andrade! Mamma mia, come stiamo interpretando benissimo questo match, raga. Rispetto a prima, che... Sì, l'abbiamo interpretata bene. Però, sotto porta, mamma mia. Facciamo un po' a cagare. Quante volte ho detto mamma mia? Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Vabbè. Dai, Origi. Ma come faccio? Oddio, sono rientrato bene. No! No, Gerson, cosa fa? No, cosa avete fatto? Non ci posso credere. Vabbè, che squadra d'ubriachi. E finisce qui ragazzi, abbiamo vinto contro il Derby County, ci siamo ripresi 3 punti, quindi sì, siamo sempre a meno 1 da loro. Però va bene, dai, almeno questa soddisfazione per questo episodio dopo quella partita che abbiamo fatto prima, in cui siamo stati veramente sfortunati. Quindi ragazzi, siamo a meno 1, non c'è nient'altro da vedere, a parte, vabbè, mo mi faccio qualche allenamento di specifico per i giocatori, visto che abbiamo un po' di partite, no, di partite, di giorni di riposo. Quindi alleno i giocatori e ci vediamo alla prossima. Lasciate un bel like, iscrivetevi, fate quello che vi pare, vi voglio bene, regà. Bella.